Nasce a Roma qualche giorno fa il Movimento per la Legge di Iniziativa Popolare Rifiuti Zero per l'Economia Circolare, che si propone, tra le tante azioni, soprattutto quella di costruire scenari diversi in cui favorire la ricerca scientifica a supporto di programmi di prevenzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia, oltre che il risparmio energetico e la condizione di mantenere il territorio fuori dal facile profitto che si ottiene a discapito dei cittadini e della loro salute. All'atto costitutivo è importante la presenza dell'Osservatorio Molisano sulla legalità che attraverso il suo fondatore e presidente Nicola Frenza aderisce al movimento e alle idee che lo esprime. Il diavolo brucia, Dio ricicla. Credo che in questa frase ci sia un po' tutto quanto lo spirito del Movimento Legge Rifiuti Zero che si è costituito il 12 ultimo scorso a Roma. Un movimento nazionale naturalmente, l'OML ed altre strutture molisane, sicuramente la compagine molisana è quella più nutrita e dunque ci sono state anche le cariche, il coordinatore nazionale Massimo Piras, primo firmatario della legge Rifiuti Zero, ci sono io come coordinatore regionale e come vice segretario nazionale, nonché tesoriere per quanto riguarda il movimento. Nella stessa circostanza abbiamo costituito anche il comitato SISBLOC e inceneritori, perché il governo nazionale ha previsto 6 più 8 inceneritori. Naturalmente nel momento in cui i rifiuti vengono inceneriti non si risolve il problema, perché è soltanto un cambiamento di stato, c'è una legge appunto della termodinamica che dice questo, che in natura nulla si crea e nulla si distrugge ma tutto si trasforma. Il problema lo abbiamo nel momento in cui le sostanze si ricombinano e poi c'è il follow up. Nei pressi di un inceneritore è stato fatto un calcolo, in un raggio di 10 km ci sono gli effetti più devastanti, ma gli effetti vengono sentiti anche a 20 km di distanza.